La scorsa notte una pattuglia della stazione Carabinieri di Passo Corese, attivata tramite 112 da un cittadino, ha rintracciato e al termine degli accertamenti ha tratto in arresto per tentato furto in un esercizio commerciale, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamento di animali un cittadino romeno di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L'uomo è stato individuato come responsabile del tentato furto ai danni del negozio Articoli per l'Agricoltura nel centro di Fara in Sabina. Era stato notato da una cittadina intento a scavalcare una ringhiera per poi introdursi all'interno della proprietà e malmenare il cane da guardia. La pattuglia, prontamente intervenuta, ha bloccato l'uomo in evidente stato di ebbrezza nelle immediate vicinanze del punto vendita proprio mentre tentava di allontanarsi. Per sottrarsi al controllo, il romeno si è scagliato con violenza contro i militari che, con non poche difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo.